Arrivare a piedi a Roma in occasione del prossimo giubileo, seguendo gli antichi percorsi. La via Francigena, quella del nord che dalla Toscana attraversa la Tuscia Viterbese fino alla capitale, e quella del sud. Il cammino di Benedetto che attraversa il Lazio da Norcia a Montecassino e quello di Francesco dall'Umbria a Roma attraverso la Valle Santa Reatina. Il pellegrinaggio metafora della vita, è la grande verità della nostra esistenza, e questo va oltre la nostra connotazione religiosa. Vale per tutti noi, perché essere in cammino è un'esperienza esistenziale. Circa 1000 chilometri che si snodano nel Lazio e che la regione punta a valorizzare con un piano di interventi di infrastrutture da un lato e promozione turistica dall'altro, guide, carte e applicazioni smartphone incluse. Nel territorio regionale c'è questo immenso patrimonio che verso Roma segna tantissimi comuni. Ora diventa sistema, abbiamo messo risorse della nuova programmazione europea per valorizzare il sistema, opportunità nel piano turistico per il turismo extraalberghiero per offrire opportunità. Perché la forza del pellegrinaggio, ha detto ancora Zingaretti, non è solo nel mettersi in macchina sull'autostrada e arrivare alla meta, a Roma, ma è anche nell'incontro con l'altro che si può fare durante il percorso, nel cammino, e su questo il Lazio ha un immenso patrimonio.